questo nuovo video, sembra? Felice ragazzi, e oggi cosa faremo a diverse istanze? Beh, avete già capito anche oggi dal titolo. Faremo una bella top biscotti classici. Eh beh, abbiamo fatto quelli facili l'altra volta, vi invito a andare a vedere. Facciamo anche quelli classici. Ora ragazzi, signor Istanzo, dica un po', nel senso... Faremo la classifica da 0 a 5 come al solito. Come al solito, ragazzi, come al solito. Ed è di impartire subito, si tratta. Impartiamo. Prego, signor Istanzo, sempre allora, dalla destra, ovviamente. Dalla destra, allora, partiamo dalla destra, che abbiamo dei biscotti. Beh, ragazzi, vogliamo dire un po', ragazzi. Poi, sui biscotti normali, non sono tipo al cioccolato, con gocce, con cazzate, capito? Sono sempre... bianchi normali. Come mai questa scelta, questa istanza? Di cosa? Va bene? Di questi biscotti particolarmente bianchi, non con cioccolato, cazzate e altre robe? Perché praticamente... Esatto, questa è la complicazione e andiamo con l'apertura. Questi biscotti, sono biscotti che... Li ho già mangiati, penso, non mi ricordo. Mi fanno venire in mente dell'infanzia, perché mi ricordo che tipo mia nonna prendeva questi tipo... Non mi ricordo se proprio questi biscotti o questa marca qua, comunque abbastanza simili. Sono tutti animali. Ah sì, ragazzi, ricordiamo che la marca è dal 1791, quindi la nonna di Steven Stanzio è trecentenaria quasi. Quasi. Oh, duecentenaria sicuramente. E com'è Steve? Nel senso, sono tutti gli animali. Madonna mia ragazzi, potentissimi. Non so, penso sia caro questo nonno. Sì, ma no, per radioattive sicuramente. Prego, sì, scavi. Ah, il gallo. Boh, io mi prendo il pesce perché ovviamente ragazzi... No, ragazzi, no, sono fraintendimento, mi piglio... Un cazzo. Che cazzo è sta roba? È un animale spastico. Cos'è? Un'oca? Un'anatra? Vabbè, ragazzi, ragazzi, lo giudicate voi, ma me sembra un dito. Vabbè, ragazzi, mangiamo. Sono croccantissimi. No, direi che... Allora, non sono di molto. Non sono di molto. Ma non sono male. Non sono male, dai. Guarda quanti animali. C'è l'elefante. Ufo, ecco qua l'ufo. La ringrazio. Mentre la marca... Scusate, l'acqua è senza marca. Prima di ragazzi, ovviamente. Ragazzi, io adoro i ufo. Cioè, invece un sacco di ufo. Ah, ci sta. Non ho la testa a 360 gradi. Eh? Non ho la testa a 360 gradi su lì. Dai, ci sta. Così puoi vedere un po' quel cazzo che ti pare, no? Se... No. Noto che questo biscotto ha più strati, diciamo, di cazzo. Più strati di biscotto all'interno. Per cui non si vede all'occhio quasi nudo. Si vede col microscopio. Però si sente con il morso nudo. E... Va bene? È croccante, insomma, sì. E sono buoni, secondo me, sono abbastanza buoni. E gli do un 4. Sue stanze, un potentissimo. Come... Un 4 perché sono buoni, sono piacevoli da mangiare. Anche io gli do. Sì. Anche io gli do 4, ragazzi. Ci stanno. Esatto, l'unica roba che mi piace è che non sono troppo dolci, quindi ragazzi ci sta, ragazzi, nel senso non troppo dolci, che sono vanno a cagare, quindi tanta roba, anche perché magari non hanno tipo gocce di cioccolato, le robe e altre cazzate, quindi tanta roba, non male, soprattutto per quello. Sì, volevo provare anche col latte, però qui la parte con dei biscotti. Ok. Biscotti, facciamo un viaggio, andiamo in Grecia, andiamo ad Atene. Ah sì, perché invece le grecchine, cagate, ci sta. Sono un po' i bimbo, ricordando al video quello dei biscotti faciti che vanno a vedere. Allora, questi biscotti sono... Ah, ma sono giganteschi, si è stanzio. Più forte. Ah, ma sono tantissimi. Vabbè, ragazzi. Da Atene. Prego, Steve. Vabbè, ma ragazzi, che cazzo è una sberla? Non la direi così tanto, sì, perché sennò non possiamo andare a casa. E vabbè, io ne piglio metà perché è troppo grosso. Dunque, allora. Bello! Biscotto
contro i fuori che Atene per i maschietti, vabbè. E molto bello il ricotto. Buono. Sa miele. Molto friabile. No, sono tanti qua più che altro, perché c'è una scatola sotto piena di questi. E ce ne sono 12. È incredibile. Quindi 12 stile in totale sono 12. 24. Bravo Stella! Ma ci sta ragazzi, nel senso. Ma c'ho il plus in più del miele, quindi si può dire quello. Cosa dice lei? Versi strani? È molto buono, molto buono. È molto friabile il biscotto rispetto all'altro. Io li metterei visti. Ci sei. Prego, no, è tanto che ti fai tu. Mi sento uguale, eh? Tu, anzi, però mi sento uguale. Parla, sì, nel senso... Ma parla, sì, sta tranquillo, cioè, nel senso, si sente benissimo. Giusto perché ha cazzo così stile, ma vabbè, solo un casino e basta, vabbè. Steve, dica. Dica. Dica, sì, ma si sente benissimo nell'audio, nel video, eh. Dunque! Questi biscotti sono molto buoni, molto friabili rispetto agli altri. E allora, abbiamo dei biscotti molto friabili rispetto agli altri. Cosa dice su questo biscotto super figo, super... Dunque, provo. Sono molto saporiti. E come voto io gli do un bel 5. Potentissima prima eccellenza di oggi, come maestro in stanza. Secondo me, perché a me piace un sapore molto buono, molto unico, molto greco. Molto greco, hanno consacrato bene la sacca grecia. La sacca grecia, la sacca grecia. Vabbè, che dire, molto buono, molto buono, molto saporiti. Allora, io gli do 4, ma sarà un po' più di 4, ma perché non è valido? Perché rispetto agli altri c'è la miele. Nel senso lì c'è la marcia in più. Facile, no? Giocare con lui con il coltello, io con la pistola. Facile, no? Chissà chi vince. Quindi, secondo me, 4, perché senza il miele era un po' pericoloso. Quindi, secondo me, gli do 4 per quello. Prego, Stev, non aprirli a modo di cazzo di cane alla carrona, ma aprirli in modo consapevole. Tanto qua notifiche. Prego, Stev. Ha preso alla lettera la cosa. Ok, allora abbiamo biscotti. Okay. Biscotti, per fortuna. Ah, particolari. Ma, prima, sono giganteschi, ragazzi. Io mi ricordavo piccoli biscotti. Ma boh. Mozzicato da una formica. Ma anche qua comincia col miele. Non mi ha scontato. C'è il miele. Lascio in più. Perché sanno di miele senza esserci miele. No, lì sappiamo un tanto di miele. Qua è abbastanza velato. Ma si sente. Andiamo a vedere con l'applicazione. Dunque, biscotti abbastanza, diciamo, semplici, sono anche molto dolci forse. Sì, i dolci sono dolci. Sono molto dolci. Ma non sono neanche troppo dolci. Però non mi fanno troppo pazzire comunque. Quelli secondo me erano più dolci. Ma a parte che c'era il mino, secondo me c'era anche più zucchero. Io con l'otto gli do 3. Passo 3. Beh, perché passo rispetto agli altri, 4-5. Perché è buono, accettabile, però non mi dà l'idea di un biscotto davvero buono. Boh,
ragazzi, è dolce ma non troppissimo, perché è tipo una stanza di niere. Gli do 5, anche se è un po' too much, è un po' sotto il 5, ma ci sta, nel senso sono buoni, ecco, sono buoni da mangiare, non sono esageratamente dolci. Okay. Sono meno dolci di quelli di prima, dei primi che abbiamo visto, però secondo me stanno, sì, sono anche un po' più buoni, hanno un aroma più buono, quindi secondo me ci sta un po' di più rispetto al primo. Dunque, anche secondo me. Prossimo! Sono quei girasoli particolarissimi. Il bucaneve. Il bucanevi, oppure i... Scarsa canola, no, dai ragazzi, no. Oggetti di girasoli, sono milioni di girasoli. A me li ricordo, questi qua, me li ricordo. Ok, questi hanno una conversione simile ai bingo e anche di quelli dell'altra volta. Prego, Steph, un banale... Ah, sono più piccoli di quelli che mi ricordavo, ragazzi, ma sono molto più piccoli. No, erano meno grandi così. Circa, più o meno. Sono molto bannosi. Vediamo. Foto Steph, che è un po'... No, non lo so. È un po' grasso, cioè proprio il sapore del grasso, quindi... Disney, io gli do un 3, che mi piace un po' meno. C'è la bocca stopacciosa, che devi per forza avere grassa, capito? Mi fa impazzire. Dunque, io questo biscotto gli do ben 5. Come mai sono istante? Perché mi ricordo perfettamente la neve. Ah, la neve non la ricordavo diversa. Però, questi buca neve di prima per voi. La rispecchio perfettamente, secondo me, quello che vi ho scritto, la neve. E poi sono anche molto dolci, molto saporiti. Comunque sì, è abbastanza grasso. Avete mangiato tipo i... come si chiamano i biscotti lì, del mulino bianco? Vabbè, quei biscotti, quelli tondi, col buco al centro, banalmente. Quelli fatti con la panna, uguale, identici. Quindi un po' grassi, un po' così. Però ragazzi, se vi piace, magari inzuppano meglio il latte, assorbono meglio il latte, quindi secondo me su questa roba qua è decisamente meglio, però parere mio preferisco il latte. Prossimo, stiamo in stanza balocco. I paste frolle balocco. Anche qua scrivi di aprirlo con il tutto. Questo vamo a notare con una skin diversa. Il signor Balocco, fatti buoni! Per chi avesse magari visto una pubblicità. Ok? Qua ragazzi proprio... la ringrazio. Ma... vediamo un po' gli ingredients. Ottimo! Bisogna raddoppiare i brutti fatti nel video dei biscotti farciti, ragazzi. La forma mi piace molto, comunque. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? La gallina, meglio. Bisogna avere un uovo fecondato, così per la gallina. Ed è più giovane, perché la gallina può anche essere che magari è lì sul punto di morte, non lo sai, però se sei l'uovo fecondato, sei qua per certo per avere messo il gol. Intanto Steve, voto? Sono buoni. Non so. Come voto gli do un 4. Come mai si distanza, ti dica un po'. Perché sono molto, diciamo, saporiti, hanno un buon sapore. Friabilità, probabilità. Ok. Però hanno un po' un difetto che secondo me è un po' troppo salato, secondo me. Quindi non mi fa impazzire, ma gli do 3 come l'altro, ma un po' più di 3, ma non è sufficiente per arrivare a 4. Però sono buoni, se vuoi piacere una persona. Boh, Steve Stanzo, in considerazioni finali. Qua ragazzi, Steve Stanzo nel futuro, metta la somma. Steve Stanzo, sì. Giusto? Sì. La somma, ok, va bene. E... Comunque, ragazzi, il più buono non so quale sia. Non so quale sia il più buono. Cioè... Dunque... Grazie io. Di evitare. E ragazzi, mi ricordate di iscrivervi al canale, perché è molto importante di supportarci, che per avere una qualità di video superiore. Direi proprio di sì. E mettete un bel mi piace, mettete un bel commento con hashtag biscotti, se state
benissimo. E condividete il video con tutti i vostri amici, mi raccomando. E ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye, bye, bye ragazzi.